Allora, Antonio, la mia prima domanda è: come è nato il tuo libro? Beh, come qualcuno ricorderà, è nato prima un post sul mio blog, che è antoniomennawordpress.com, e all'indomani della morte di Steve Jobs, raccolsi come tanti tutta una serie di citazioni su Steve Jobs, le cose che lui aveva detto, delle cose di cui aveva parlato, e tra le tante ovviamente mi colpì quella più famosa, cioè il famosissimo "Siate affamati, siate folli". In quell'occasione mi chiesi se il senso dell'appello di Jobs era quello di aggredire la vita, no? Di affrontarla con grinta, con personalità, prefigurando il fatto che se una cosa la vuoi, la ottieni. Mi sono chiesto se era proprio vero, se era proprio vero che basta affrontare la vita con determinazione, con grinta, con carattere per riuscire a realizzare i propri sogni, i propri obiettivi, il proprio talento. Per dimostrare, questa cosa, ho provato a immaginare uno Steve Jobs napoletano, cioè un uomo, un ragazzo molto determinato, con una bella idea o con quella che lui riteneva essere una bella idea, che si trova però a realizzarla in un contesto meno amico, come può essere l'Italia o come può essere ancora più direttamente una città come Napoli. E lì mi sono accorto, sviluppando le peripezie di questo Stefano Lavori, che è la traduzione letterale di Steve Jobs, che forse a Napoli le cose sarebbero andate un po' diversamente, perché questo Stefano Lavori, con il suo socio Stefano Vozzini, avrebbe dovuto affrontare una quantità di ostacoli, di difficoltà, di inciampi che forse a Steve Jobs non sono capitati. Nacque così questo post, molto breve, come si deve sul web, velocemente, una cartella, e inaspettatamente questo post ebbe un successo straordinario, perché lo trovai condiviso su tutte le bacheche di Facebook, su Twitter, poi rilanciato su tutta una serie di blog. E quindi il mio blog, che aveva mediamente 50, 60, 100 visualizzazioni al giorno, si ritrovò nel giro di 3 giorni e mezzo a quota 400.000, che era un numero straordinario che mi sorprese e mi impressionò. E quel post poi fu ripreso anche dai giornali cartacei, arrivando fino alla seconda pagina di Le Monde, e io mi ritrovai dal sabato che avevo postato sul mio blog, convinto che quelle due righe fossero lette da 50 persone, mi ritrovai il mercoledì sulla seconda pagina di Le Monde, in maniera del tutto inattesa. Il libro è venuto dopo perché io scrivo, avevo già scritto due romanzi, e mi piaceva l'idea di sviluppare le avventure di questi due ragazzi su una distanza più lunga, costruendo i personaggi, il contesto, la famiglia, e arricchendo anche narrativamente gli ostacoli sui quali inciampavano, ed è nato così un romanzo di circa 200 pagine, che ha trovato anche un buon editore come Sperling & Kupfer, che ha fatto una scommessa significativa, importante, scommettendo su un genere di mescolamento, no? Che mescola la narrativa con l'attualità, con la tecnologia, e il libro è uscito da 2 settimane, sta avendo anche una buona attenzione. Una curiosità, nello sviluppare i personaggi, nello costruire le loro vicende, nella città di Napoli, ti sei ispirato effettivamente a quelle che sono state le esperienze dei fondatori di Apple, oppure sono veramente calate nella realtà napoletana e quindi svincolate da quella americana? Beh, avendo fatto un richiamo alla figura di Steve Jobs, chiaramente ho dovuto costruire dei collegamenti. Il primo, ovviamente, sono i nomi, ma quello, insomma, si capisce: Stefano Lavori e Stefano Vozzini, insomma, sono le traduzioni più o meno letterali dei due soci che fondarono la Apple. E il secondo elemento di collegamento è il fatto che sono entrambi sono ventenni, come era ventenne Steve Jobs quando cominciò a lavorare al suo progetto di un nuovo computer. Entrambi non hanno niente alle spalle, non hanno nulla se non la loro straordinaria idea e la loro capacità. Entrambi provano ad attrezzare questo computer in un garage. La differenza è che Stefano Lavori e Stefano Vozzini hanno bisogno di un capitale iniziale, e questo capitale lo cercano in banca, dove si presentano con i tubi, con i progetti, con i lucidi, i grafici, i marchi,
convinti che basti presentare un'idea brillante per ottenere l'attenzione delle banche e magari una linea di credito, cioè una scommessa sull'idea. Si accorgono, nella loro ingenuità, che le banche sono propense a prestare i soldi, ma non sono propense a correre rischi. Il rischio deve correre solo chi fa impresa. Le banche vogliono andare sul sicuro, anche se solo devono prestare 5.000 euro. E quindi le banche non gli fanno credito. Invece a Steve Jobs è successa una cosa diversa, non tanto con le banche. Steve Jobs e il suo socio trovarono un imprenditore che, convinto che la loro idea fosse buona, gli diede 250.000 dollari e divenne socio di questi due ragazzi. E loro provarono così, ebbero così i mezzi per provare, a verificare realmente se quell'idea aveva mercato e aveva un senso. Ce l'aveva e come, perché qui a Infatti. 10 anni la Apple è stata quotata in borsa e quell'imprenditore che si è giocato una scommessa e poteva perdere i 250.000 dollari, in realtà si è trovato ricchissimo. E io mi chiedo quanti imprenditori ci sono in Italia disposti a fare una scommessa del genere. Forse qualcuno c'è, soprattutto nell'innovazione, nelle nuove tecnologie, ma sono pochissimi. Le banche non di certo, le istituzioni meno che mai, qualche imprenditore privato, ma troppo poco. E se tu due ragazzi di 20 anni con un'idea straordinaria non gli dai i soldi per partire, l'idea può essere bella quanto vuoi, ma rimane lì. Infatti, un'altra domanda che ti vorrei fare è: qual è il tuo background culturale e tecnologico che ti ha permesso effettivamente di conoscere bene questa realtà e di descriverla in maniera così precisa? Ma ti dirò, io non mi sono avventurato molto nella descrizione della tecnologia, perché in realtà quello che mi interessava era raccontare quanto è difficile in Italia mettersi in proprio e provare a realizzare un'idea, quale che sia. Vale per due ragazzi che hanno un'idea straordinaria sulla tecnologia, sull'innovazione, ma varrebbe anche per il garzone di un bar che, dopo aver portato i caffè in giro per 2 o 3 anni, a 20 anni magari vuole aprire un bar tutto suo. Non si tratta di un genio, si tratta di una persona normale che vuole semplicemente mettersi in proprio e aprire un'attività. Avrebbe gli stessi problemi. Nessuno lo finanzia, se non ha una famiglia alle spalle che gli presta dei soldi, o se non ha una casa di proprietà da portare in garanzia, non ottiene credito. E se anche riesce ad avere un credito da qualche parte, poi si scontra con una burocrazia feroce, confusa, piena di norme, piena di adempimenti, che costa tempo e risorse economiche. E se anche riesce a superare tutti questi sberramenti, a far partire l'attività, poi scivola sulla corruzione, perché abbiamo una corruzione diffusa che non è solo quella dei politici o delle cricche, ma è anche quella dei piccoli impiegati di provincia che esercitano il loro potere chiedendo soldi. E infine a Napoli poi l'attività scivola sulla camorra, che, come si accorge che questi due ragazzi nel libro stanno provando a fare qualcosa, decide di taglieggiarli, di chiedergli la tangente. Allora mi interessava, diciamo, raccontare la via crucis di chiunque in Italia ha un'idea, che sia della tecnologia o anche di altro tipo, e prova a puntarci su, giocandoci esclusivamente le carte del suo talento, cioè della sua idea, della sua capacità di fare, che sia geniale o che sia manuale, che sia artigiana o artistica, ma lui ha quella capacità, vuole investirci, ma trova solo ostacoli. Questa è una realtà amara, che ciascuno di noi, magari non tutti gli ostacoli, ma qualcuno lo ha incontrato sicuramente nella sua vita. Saranno le banche, saranno la corruzione, saranno le burocrazie, ma almeno su uno di questi ognuno di noi è inciampato nella vita. Quindi ti vorrei chiedere qual è la tua visione rispetto a questo tipo di problema? Sei ottimista per il futuro? No, non sono ottimista per carattere, però diciamo che non sono nemmeno disperato. Credo che ci siano dei problemi, che sia necessario parlare di questi problemi, perché se non se ne parla, non si conoscono e non si prova nemmeno a risolverli, ma credo che ci siano anche delle risorse. Una delle critiche che mi hanno fatto è quella che io con il post e con il libro ho messo Napoli in cattiva luce. È a me una critica che mi dispiace, perché io vivo a Napoli e sono affezionato a questa città, però ho risposto dicendo che Napoli viene messa in cattiva luce dalle questioni, non da chi le racconta.
Cioè, chi le racconta, guarda la realtà e la trasferisce. Dopodiché, forse chi le racconta dà un contributo alla conoscenza dei problemi e magari anche alla loro soluzione. Io credo che delle soluzioni ci possano essere, e intanto credo che una risorsa su tutte ci sia, ed è il capitale umano. Cioè, anche nel libro, in fondo, questi due ragazzi sono due ragazzi dei quartieri spagnoli che sono ingenui, ma pieni di determinazione, di volontà. Sono delle risorse. Io credo che l'Italia, il Sud, sia pienissima di gente di valore che se si trovasse a lavorare, a vivere in condizioni di contesto migliori, sicuramente potrebbe ottenere dei grossi risultati. Tant'è vero che poi quando vanno all'estero sono delle eccellenze. Quindi le persone sono il valore, il contesto rappresenta degli ostacoli che vanno risolti. Io credo che se investiamo sulle persone possiamo risolvere qualche problema. Un'ultima domanda che ti vorrei fare. Qual è la critica migliore e quella peggiore che hanno fatto al libro e al post? Quella peggiore te l'ho detta, insomma. Perfetto. Un'altra critica antipatica è quella che insomma io intono la solita lagna di quelli che se la pigliano col mondo, col destino, eccetera. Mi è dispiaciuta perché io credo che invece si debba fare una riflessione oggettiva sulle condizioni esterne. Non si tratta di lagnarsi, si tratta di guardare la realtà. Invece mi ha dato molta soddisfazione vedere che al post e anche al libro sono arrivati commenti di gente che si è identificata, il che significa che le questioni sollevate sono questioni reali. Io ho avuto quasi 1.000 commenti al post sul blog. La stragrande maggioranza di questi commenti sono ragazzi che con dolore sono dovuti andare via a realizzare le loro idee altrove, altri ragazzi che con dolore sono rimasti però in un'amarezza perpetua perché erano frenati dagli ostacoli che io ho descritto. Ecco, questa identificazione mi ha dato un senso, e dà un senso anche alla storia raccontata. Perfetto, Antonio, io ti ringrazio davvero tantissimo di essere stato qui con noi oggi. Grazie a te, grazie a tutti.